Mai come oggi bisogna dire prima care colleghe e cari colleghi. Oggi è la giornata mondiale della donna, 8 marzo, e quindi anzitutto dobbiamo fare i nostri auguri a tutte le donne del mondo e in particolare poi anche alle nostre colleghe che stanno seguendo e lavorando con noi qui in questi giorni. Quindi, da parte di tutti i maschietti, tanti auguri e buona giornata della donna. E voglio dare anche un saluto ai nostri colleghi e colleghe che sono collegati con questa sala, perché noi qui siamo un gruppo relativamente ridotto di coloro che seguono questi briefing e l'attività del Collegio Cardinalizio, quindi anche loro sono presenti ai nostri incontri e avevamo chiesto questa mattina che se avevano qualche domanda ce la facessero giungere in modo tale da poterne tener conto anche dopo nelle nostre risposte. Ecco, questa mattina è un primo tentativo, anche in seguito sono invitati a dare a Vic in particolare che segue nel Media Center le loro domande e a farle poi confluire qui. Grazie. Today we can say with a certain firmness, ladies and gentlemen, today is International Women's Day, and we're very happy to welcome the women that are present here, especially our colleagues, journalists, women. And that is the reason why Father came in with the flowers today. The Holy See offered flowers to many of the women working in the different offices. We also extend very special greetings to the hundreds of people that are in the other media center. Father Jill and I were there this morning. They are connected with us through audio and visual, and there is an opportunity for them to ask us questions, which we've collected some, and we'll respond to them at the end of this morning's conference. Para comenzar, en especial, un saludo y nuestra felicitación a las mujeres en este Día Internacional de la Mujer, especialmente a nuestras compañeras que están siguiendo los trabajos de sede vacante y pues, del próximo cónclave. Están enviadas aquí a Roma y hacerles llegar nuestra simpatía y nuestra felicitación. También nuestro saludo a los compañeros y compañeras que nos siguen desde el centro de prensa en el Aula Pablo VI, que pueden participar también con sus preguntas antes del inicio de esta rueda de prensa y serán respondidas al final, que nos llegarán a través de la red. Muchas gracias. On souhaite un très grand bienvenue à tous les journalistes français qui sont ici et surtout dans l'autre salle, la salle des audiences. On était là ce matin et on sera très content de répondre tout à l'heure aux questions que nous avons reçues. Et on souhaite aussi très bonne fête à toutes les femmes qui sont ici et là-bas, parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des femmes. Un secondo punto che vi interessa molto, si può prevedere nella giornata di oggi, nella congregazione del pomeriggio, la votazione sul giorno di inizio del conclave. Quindi questa sera, io allora appena possibile, penso, quando esco dalla congregazione alle 7, mandiamo un messaggio con il sistema Libra a tutti i giornalisti. Vi prego di non telefonarmi tutti insieme alle 7, perché sennò non riesco a mandare il messaggio. Ecco, quindi aspettate magari qualche minuto dopo le 7, perché forse ricevete già il messaggio sul giorno che è quello che vi interessa. Non telefonare anche a noi. Sì, e anche ai due colleghi che vivono la stessa cosa e anche Padre Ciro. Magari aspettate qualche minuto, se avrete ricevuto l'informazione state tranquilli. This afternoon we could expect a decision on the date of the conclave since the cardinals will be voting on that date. Please be patient and shortly after 7 o'clock this evening we'll communicate that message to you. But in order for us to get the message out, we need the telephone line empty. So please do not call us. Give us a few minutes after 7 o'clock. El segundo punto es que en la votación de la Congregación General de Cardenales de esta tarde está previsto que se ha votado la fecha del comienzo del cónclave.
El padre Lombardi ha referido también que en cuanto se produzca el término de esta congregación, pues se hará un comunicado que les llegará a todos ustedes y que eviten llamar por teléfono todos al padre Lombardi, porque esto imposibilitará que haya una comunicación fluida. Nos pueden llamar al resto de los que le ayudamos en esta tarea. Bene, allora riprendiamo con ordine le due congregazioni di concisamente le due congregazioni di ieri e di oggi. Ieri pomeriggio erano presenti 151 padri e ci sono stati due nuovi giuramenti, tra cui quello atteso del cardinale vietnamita che era già arrivato per la riunione del pomeriggio, e poi il cardinale Maida, che non è elettore, era venuto anche lui, ha fatto giuramento anche lui ieri pomeriggio. Quindi 151 presenti, 115 elettori da ieri pomeriggio a Roma. Gli interventi di ieri pomeriggio sono stati 16 ed è stato anche deciso che ci sarà la congregazione oggi mattino e pomeriggio. Veniamo pure alla congregazione di questa mattina. I presenti questa mattina erano 153 e non ci sono stati nuovi giuramenti, quelli che c'erano erano già arrivati entro ieri. Quindi 115 elettori presenti. Cominciate a dire questo, sì. At last night's congregation meeting, 151 cardinals were present, and two cardinals took the oath, the cardinal from Vietnam, who had just arrived yesterday afternoon, and Cardinal Adam Maida from Detroit, who is not an elector. They also decided last night that there will be a session this morning and one this afternoon. Ayer tuvo lugar por la tarde en la sexta congregación general, y estuvieron presentes 151 cardenales y prestaron su juramento dos nuevos recién llegados, el cardenal Jean-Baptiste Phan Minh Mam de Vietnam y el elector y el cardenal Adam Joseph Maida, con lo cual ya estaban ayer tarde ya presentes los 115 cardenales electores previstos. Hubo 16 intervenciones. Con respecto a la séptima congregación general, la de esta mañana, han estado presentes 153 cardenales, los 115 electores también dentro de ellos, y no ha habido nuevos juramentos, nuevas incorporaciones. El primo acto importante de esta mañana es stato, en consecuencia del número 38 de la Constitución, Universi Dominici Gregis, cioè il Collegio dei Cardinali deve riconoscere i motivi di assenza di elettori che non siano venuti. Allora, come sappiamo, c'erano due elettori che avevano comunicato che non sarebbero venuti, il cardinale emerito di Giacarta, il nome è così difficile che io dico il cardinale di Giacarta, e il cardinale O'Brien, e con i motivi che avevano comunicati, il primo di carattere di infermità e il secondo di motivi personali che erano stati da lui comunicati in un comunicato che era stato reso pubblico, quindi li conosciamo. Allora il collegio ha votato che accetta questi motivi. This morning, 153 cardinals were present, and the first act of the morning's activities were to refer to paragraph 38 of the Apostolic Constitution, Universi Dominici Gregis. And the College of Cardinals accepted the two cardinals' letters stating the reasons why they could not participate. The Cardinal Dharmataja from Indonesia, retired emeritus for reasons of health, and Cardinal Keith O'Brien from Scotland for personal reasons. And those reasons had been made known through a public statement that he made. Therefore, the college consists of 115 electors.
el primer punto que ha tratado la Congregación General del Colegio Cardenalicio esta mañana ha sido, siguiendo lo indicado en la número 38 de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, en que el colegio está obligado a reconocer o aceptar, ¿no?, la renuncia de alguno de sus componentes a participar en el cónclave. Y, en concreto, ha aceptado los motivos expuestos por dos cardenales, por el cardenal O'Brien, arzobispo de Edimburgo, por motivos personales, como ya conocen, y del cardenal Darnan Taya, de arzobispo de Yakarta, por motivos de salud. Le premier acte de ce matin parmi les cardinaux, c'est d'accepter les deux lettres indiquant la raison pour laquelle deux cardinaux ne pouvaient pas participer. Nous connaissons très très bien les deux cardinaux, le cardinal émérite de Jakarta en Indonésie, Dharmadaja, pour raison de santé, et le deuxième cardinal, O'Brien de l'Écosse, pour des raisons personnelles qui sont connues par vous tous. Ça veut dire qu'il y a 115 électeurs et il y avait 153 cardinaux présents ce matin. A questo punto il decano ha fatto presente che si può ricorrere al numero 37 della Costituzione nella versione modificata con il recente motu proprio, che dice: ordino che si attendano per 15 giorni interi gli assenti prima di iniziare il conclave. Lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di anticipare l'inizio del conclave se consta della presenza di tutti i cardinali elettori, come pure protrarre, se si vuole, oltre, fino a 20 giorni. Allora, siccome consta la presenza di tutti i cardinali elettori previsti, allora adesso il collegio può prepararsi senza nessun motivo di discussione a stabilire la data del conclave anche prima di 15 giorni di inizio della sede vacante. Ed è quello che avverrà verosimilmente oggi pomeriggio. This morning the second point that was addressed is found in paragraph 37 of the Apostolic Constitution, with the modified text in the motu proprio that we released last week, which says that the 15-day waiting period of the sede vacante could be anticipated if the whole college is together. Because that is the case, we're now following paragraph 37, modified version of the motu proprio. Llegado al siguiente punto, el cardenal Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, ha recordado el número 37 de la Constitución Apostólica, reformada por el motu proprio del Papa Benedicto XVI, que dice textualmente, con respecto a la fecha del inicio del conclave, al establecimiento de la fecha: dejo además al Colegio de los Cardenales la facultad de anticipar el comienzo del conclave si consta la presencia de todos los cardenales electores. Como eso ya consta, el cardenal decano pues ha recordado este punto y presumiblemente, como ya se ha dicho antes, esta tarde tendrá lugar la votación sobre este punto. Se mi chiedete quale può essere questo giorno che viene deciso, io ritengo che sia nei primi giorni della settimana prossima, quindi non decidono certamente di cominciare domani né domenica, ma possono decidere lunedì, martedì, mercoledì, credo, forse anche giovedì, nessuno glielo impedisce, insomma, ecco, non so se è chiaro il mio discorso, quindi oggi aspettiamo la votazione verosimilmente in questo intervallo di giorni, però è una previsione. If you ask us, Father Lombardi, what date could the conclave begin, it could be Monday or Tuesday or Wednesday, but we're not sure, but it won't be tomorrow or Sunday. So Monday, Tuesday or Wednesday, things could begin next week. As soon as we have the information, we'll make it available.
con respecto al inicio y a la espera de la fecha que establezca la Congregación General de Cardenales esta tarde, el padre Lombardi podrá ser en los primeros días de la próxima semana. Bien. Y domani mattina c'è anche congregazione, certamente. Non c'è domani pomeriggio. Domenica è prevedibile che i cardinali vadano a celebrare o a pregare nelle chiese titolari. Sapete che i cardinali sono tutti titolari di una chiesa di Roma e quindi hanno un legame spirituale, diciamo, con queste chiese. È la cosa più verosimile, non c'è un obbligo, diciamo, che ciò avvenga, ma è quello che possiamo verosimilmente aspettarci per domenica, cioè momenti di preghiera o celebrazione domenicale della messa con i cardinali nelle loro chiese titolari. Ma la lista dei titoli è nell'annuario pontificio, anzi, comunque vediamo se possiamo darla più semplicemente. Okay. It's possible that on Sunday the cardinals could go to their titular churches throughout Rome to pray or to celebrate Mass. The list of the titular churches is available on the Vatican website for each cardinal and also in the Annuario Pontificio, and we might be able to make it possible here. There will be a session this afternoon as planned. It's in the green book. Okay, so in the book that's available at the front desk, the cardinals' titular churches are also there. There is a session this afternoon, a congregation tomorrow morning, but no congregation tomorrow afternoon. Sí, mañana habrá congregación general por la mañana y con respecto al domingo, cabe esperar que los cardenales encabecen la oración en las iglesias romanas de las que son titulares, como clero de Roma, como titulares de los distintos títulos de las iglesias de Roma. El elenco de los títulos los tienen tanto en el anuario pontificio como en el elenco que hay de la breve biografía de los cardenales que está a disposición de los periodistas en el hall, en la recepción de la sala estampa. Un altro piccolo aspetto interessante, specifico di questa cultura, a proposito della partecipazione nella preghiera, anche durante la riunione dei cardinali è stato, stata data informazione sul sito Adopt a Cardinal, che forse molti di voi già hanno visto, e che è un sito in cui, a cui aderiscono molte persone che ricevono il nome di un cardinale per cui pregare. Quindi ci sono tante persone che non lo scelgono loro, lo ricevono, un nome di un cardinale per cui pregare. E risulta che 220.000 persone già si sono iscritte e partecipano a questo movimento di preghiera tramite l'ausilio del sito. A very nice prayer initiative that's underway is the Adopt a Cardinal website. It's gone throughout the world now, and we have about 220,000 people that have adopted a cardinal. They don't get to choose the cardinal is given to them, and they pray for that cardinal. Are they only cardinal electors, or all the cardinals? Quando è stata data questa informazione, il cardinale decano ha chiesto che fossero la preghiera fosse per tutti i cardinali, non solo per gli elettori. It is a very inclusive website for all of the cardinals. Sí, en este espíritu de oración y de participación del entero pueblo de Dios en este evento de la elección del nuevo romano pontífice, se ha comentado en la congregación de esta mañana la iniciativa de un sitio web, Adopte un Cardenal, donde ya ha recibido pues, unas 220.000 visitas en que a través de la red online pues, están llegando pues, esa conjunción de oraciones por los cardenales. Bien. Questa mattina sono continuati gli interventi, ecco, e abbiamo avuto 18 interventi questa mattina,
per cui secondo i miei conti più o meno esatti si è superato il 100, quindi sono intervenuti in questi giorni più di 100 cardinali, 101, 102 secondo i miei conti. Ecco. Quindi questo vi dice che diciamo, con il passare dei giorni di fatto il numero degli interventi è molto ampio, c'è una possibilità di espressione, sono pochi che si sono ripetuti, quindi diciamo, possiamo calcolare che un centinaio di padri ha parlato in assemblea in questi giorni fino adesso, e c'è ancora tempo, probabilmente parte di oggi pomeriggio, parte di domani mattina e così via. Ce matin, il y avait 18 interventions des cardinaux qui ont parlé et nous sommes arrivés à un peu plus de 100 personnes, 100 cardinaux qui ont parlé pendant les congrégations. Parmi ce chiffre 100, la plupart ont parlé la première fois. Il y a quelques-uns peut-être qui ont parlé deux fois, mais 18. La congrégation en général de esta mañana ha habido un total de 18 intervenciones de los cardenales, lo que hacen ya más de un centenar desde que comenzaron las congregaciones generales, aunque alguno ha podido repetirse, pero se ha dado una intervención prácticamente de todos y ya se ha superado el centenar y de todos los continentes. 18 people spoke this morning, 18 cardinals, bringing the number to a little over 100. Most of them have spoken only once, a couple repetitions. Therefore, over 100 people have spoken, very significant number, with 18 interventions today. Volevo dire che, pur rispettando il segreto, cerco di arricchire lentamente la lista degli argomenti di cui si è parlato, in modo che abbiate un poco più di soddisfazione. Allora, di questa mattina io sono stato colpito da alcuni temi. Dialogo interreligioso, si è parlato piuttosto di dialogo interreligioso, se ne era parlato anche prima, se ne è parlato anche questa mattina, si è parlato anche dei temi della cultura di oggi, della bioetica, dei temi della giustizia nel mondo. Si è parlato dell'importanza di un annuncio positivo del cristianesimo, dell'annuncio dell'amore, un annuncio anche gioioso, e molto dell'annuncio di misericordia, ricordando anche Giovanni Paolo II, il tema della misericordia. Among the themes that were addressed this morning, and this by no means is breaking the secret of what takes place, but it's to help you understand the scope of the discussions, interreligious dialogue, bioethics, justice in the world, a positive proclamation of love and mercy, especially remembering Pope John Paul II and his teaching on mercy and collegiality. En el respeto al secreto que obliga de las congregaciones generales con respecto al contenido concreto de las intervenciones, pero sí cuáles han sido, pues digamos, los temas que hoy han llevado los cardenales a su congregación, se ha hablado del diálogo interreligioso, de los problemas de la relación fe-ciencia, fundamentalmente en el campo de la bioética, y de la justicia en el mundo, así como del anuncio positivo del cristianismo en el mundo de hoy, sobre todo la dimensión del amor y de la misericordia. Esto es lo que... Sí, sí. Anche della collegialità, come ha detto, c'è il tema evidentemente che torna molto spesso del governo, della Chiesa, anche i temi della collegialità sono stati evocati diverse volte, e poi, come vi ho detto anche prima, anche la donna nella Chiesa. Sí, también de la colegialidad, que es un tema reiterado a lo largo de las congregaciones generales, de ese sentir común y el trabajar común de los pastores del pueblo de Dios en torno al sucesor de Pedro. Parmi les thèmes abordés ce matin, bien sûr, c'était le thème de la femme, surtout pour aujourd'hui. Ensuite, le dialogue interreligieux, bioéthique, justice dans le monde, une proclamation positive de l'amour et la miséricorde, surtout dans l'esprit de Jean-Paul II, et puis la collégialité, qui est un thème assez important pendant toutes ces discussions. Bien. Allora, adesso io passerei al video, un video senza musica e senza testi, comunque spero che vi sia utile. Questa mattina è Santa Marta, visto che ci stiamo avvicinando finalmente al conclave. Allora, avremo degli esterni, poi l'atrio, la cappella,
le stanze dei cardinali e poi anche la suite del nuovo Papa, cioè c'è un appartamento un po' più ampio che è quello che viene usato normalmente a Santa Marta per i grandi ospiti. Io ero stato lì a vedere il patriarca Bartolomeo, per esempio, e così via. Ed è quello dove va a stare il Papa appena eletto, perché l'appartamento nel Palazzo Apostolico è sigillato e va anche poi un poco rinnovato. Quindi il Papa eletto, come aveva fatto Papa Ratzinger, abita a Santa Marta per alcune settimane, verosimilmente. E quindi c'è un alloggio che è quello, diciamo, più ampio e che è quello dove stanno normalmente anche gli ospiti di maggiore riguardo che vengono ospitati a Santa Marta. Questo per spiegare la successione delle immagini. Quindi esterni, poi atrio, cappella, alloggi dei cardinali normali e alloggio del Papa appena eletto. The images you're about to see, this is without music or commentary, are from the Casa Santa Marta, which will be the house, the conclave house for the cardinals. The first image will be the outside of the building, then inside the main hallway, the chapel, and we'll also see the apartment that's set aside for the newly elected Pope. It's an apartment used for very special guests. The Patriarch of Bartolomeo was there recently when Father Lombardi visited him, and this will be the apartment occupied by the Pope for the first few weeks, as his apartment is still sealed, and they're making some minor adjustments in the apartment, the papal apartment. En el reportaje que veremos ahora, elaborado por el Centro Televisivo Vaticano, veremos la Casa Santa Marta, donde se alojarán los cardenales electores. Y veremos primero unos planos del exterior y después las habitaciones de los cardenales y también las habitaciones del Papa electo, del que se ha elegido nuevo Romano Pontífice, porque, como saben, hasta que pase al apartamento pontificio, ya ocurrió con Benedicto XVI cuando su elección, pues habitará un tiempo hasta que sean acondicionadas las habitaciones del apartamento pontificio. Vivirá en estas habitaciones especiales que veremos dentro de un momento. Sí. La volta scorsa era stato alcune settimane a Santa Marta, poi di nuovo un certo tempo nella torre di San Giovanni e poi si era trasferito all'alloggio già Andiamo con le immagini, grazie.
bene, e allora ringraziamo il CTV di queste immagini che sono a disposizione delle televisioni che le desiderano, le possono chiedere al CTV, è la documentazione preparata proprio per questi giorni, adesso è anche in alta definizione, quindi c'è lo standard adatto. Bene, per quanto riguarda poi, diciamo, aspetti dell'orario, se i cardinali celebreranno in Santa Marta o nella Cappella Paolina, questo quando siamo già proprio imminenti al conclave, cercherò di avere le informazioni perché vi rendiate conto anche dei tempi della giornata e dello svolgersi, insomma, delle cerimonie e così via. Però volete dire? Abbiamo finito. Regarding the liturgies the cardinals will celebrate, we'll have more information as we get closer to the date of the conclave, whether they celebrate the Mass in the Chapel of Santa Marta or the Pauline Chapel. We'll have more information of that next week. Bene. Come prima domanda io partirei da una domanda che abbiamo avuto dai colleghi del Media Center e che in verità era stata fatta anche qui e io non avevo risposto. E riguardava il perché della sopraelevazione del pavimento della Sistina, cioè se era per proteggere il pavimento antico o per altri motivi. Allora, la risposta è per avere un piano unico che ingloba anche i dislivelli che ci sono nella parte anteriore della Sistina, dove ci sono alcuni gradini avvicinandosi all'altare e sulla parte di sinistra. Allora, per avere invece un piano unico, uniforme, si fa questo tavolato che copre i dislivelli e arriva fino al gradino dell'altare. This question came to us from one of our colleagues in the Media Center. The question was raised here, we didn't answer it, is about the elevation of the floor in the Sistine Chapel, which you saw in the images the other day. The elevation is done because the floor is uneven in the Sistine Chapel. There are some steps going down, some steps going up, and even if you walk on the floor, it's not even. So we're putting in a floor that renders the whole thing on one level, and it's safer for walking. That is the only reason. Sí, en el turno de preguntas comenzamos por dar respuesta a una pregunta efectuada por un colega que nos ha enviado desde el centro de prensa preguntando por el porqué de cubrir el pavimento y sobrelevarlo en la Capilla Sistina, si era para proteger el pavimento o era por otro motivo. Y el padre Lombardi ha respondido que es fundamentalmente para nivelar de una manera uniforme todo el suelo de la Capilla Sistina y evitar los desniveles de distintos escalones dentro de ella. Bien. Dunque, padre, sono sempre Antonio Pelario di Antena 3. Vorrei fargli questa domanda. Nell'altro conclave, quello del 2005, tra l'ultima congregazione generale, che era la dodicesima, che ha avuto luogo il 14 aprile, e l'inizio del conclave sono passati 3 giorni. Vorrei sapere se anche questa volta tra l'ultima congregazione e l'inizio del conclave passeranno alcuni giorni o sarà soltanto una data. Sì. Ma io vi ho detto qual è il ruolino di marcia di questi giorni qui, quindi oggi una elezione sulla data, domani una congregazione. Teniamo conto che ci vuole anche in congregazione il sorteggio delle stanze della Casa Santa Marta, deve essere fatto in congregazione per assegnare le stanze ai cardinali. Se questo viene fatto domani oppure se i cardinali votano di cominciare martedì o mercoledì, il sorteggio lo possono fare lunedì o anche martedì. Ecco, quindi non c'è una regola prefissa nella legge che dica dall'ultima congregazione all'inizio del conclave deve passare tot giorni. Qui abbiamo evidentemente un sabato pomeriggio e una domenica di pausa, diciamo, dalle congregazioni, ma ci può benissimo essere un desiderio di continuare ancora
qualche congregazione lunedì, per esempio, se ci sono persone che vogliono ancora intervenire, abbiamo detto che sono intervenuti già 100 persone circa, ma ce ne sono ancora non pochi iscritti a parlare nella lista. E allora, se si vuole dare a tutti una possibilità di parlare, può darsi che siano utili ancora alcune congregazioni. Credo che lo capiremo meglio quest'oggi, qual è diciamo, il timing di questi prossimi giorni. Non c'è una legge su questo, lo stabilisce il Collegio dei Cardinali. Let's keep in mind that the fact that they're going to vote in the conclave today does not necessarily begin, mean that we'll begin on Monday right away. In 2005, the last congregation was on April the 14th, and 3 days passed until the conclave began. There's no rule establishing that at all. Keep in mind a couple things. They will have Saturday afternoon off, and Sunday will be off all day. There still has to be the drawing lots for the rooms at Santa Marta that could take place perhaps tomorrow or even on Monday. So the important thing is we'll know the beginning date of the conclave, but the rest of it will fall into place in due time. So there's no law that requires them to take 3 days off before they enter into the conclave. Con respecto al día establecido, que se pueda establecer para el inicio del cónclave, si es necesario saber o hay algo legislado, el padre Lombardi ha dicho que no hay ningún punto legal que establezca que tiene que ser tantos días después de la última congregación general. Lo que sí es claro que decidirán los cardenales en la votación de esta tarde, mañana hay congregación general también, pero también está previsto y está mandado que se proceda al reparto o al sorteo de las habitaciones que han de ocupar los cardenales en la Casa Santa Marta. Y al mismo tiempo también tenemos un sábado por la tarde por medio y un domingo, que evidentemente, pues, y hay todavía o puede haber, a pesar del alto número de cardenales que han intervenido en las congregaciones generales, que se dé la posibilidad de que haya algunos más que quieran intervenir dentro de ellas. Patrizia Maiorga, io mi scuso, e qui Padre Lombardi, se avete già dato questa risposta, ma io sono un po' limitata sui numeri. E quindi, quando erano 117 cardinali elettori, erano 78 i due terzi, vero? Che è un numero divisibile per tre. Adesso che sono 115, si sono 77 e uno un pochino in più, si sono 76 e un po' in meno. Quanti sono, 76 o 77? E l'altra è, come votano i cardinali la data? Nel senso che qualcuno propone, io vorrei che fosse il 15, o il cardinale decano è quello che propone. E l'ultima è, e come mai si sorteggiano le stanze di Santa Marta, perché alcune sono meno belle, meno comode? Ok, bene. Sulla prima, io non ho rifatto i calcoli, credo che sia 77, no? 76. 77. Ci avevano spiegato anche qui che se appunto si prende, si arrotonda per eccesso. Quindi 77 sono i due terzi, e quindi il numero dei voti necessari per una elezione. Poi, qual era la seconda? Ah, come votano oggi pomeriggio? Beh, troveranno il modo di farlo. L'importante è adesso. Beh, guarda, lasciamolo decidere al decano, troveranno un modo ragionevole in modo tale che avremo che un giorno ha raggiunto la maggioranza più uno. Ecco, questo poi. Se... Poi, perché è necessario il sorteggio delle stanze? Ma credo che sia proprio per dare questa, diciamo, certezza della oggettività e della non, diciamo, non preparazione di contatti o di preferenziali o altro, capisci? Quindi, no, certamente non perché una sia più bella e l'altra sia più brutta, ma perché così è chiaro che ognuno non ha scelto il suo vicino. Ecco, e qui, questo è un problema. The response to the questions, if there are 115 electors, two-thirds of that number would be 67. How would 77. Secondly, why do we have to draw lots for the rooms at Santa Marta?
Are some more beautiful and less beautiful? It has nothing to do with that. It maintains the whole objective sense of all of this. There's no preferences. There's no special privileges. If people want to be near their neighbor or friend, it doesn't enter into the discussion. Lots are drawn and the rooms are assigned, so everyone is equal. Sí, ante la pregunta de los dos tercios, cuál es el número de los dos tercios necesarios y que establece el motu propio del Papa Benedicto XVI para la elección del Romano Pontífice, son 77 y son 115 electores. Con respecto al modo de la votación, bueno, pues el Padre Lombardi ha dicho que concurrirán en una fecha, pues por mayoría, que es como son las votaciones en las congregaciones generales. Y con respecto a la elección, o sea, al reparto por sorteo de las habitaciones, pues va en función de que no hay preferencia por nadie y al mismo tiempo, con lo cual se muestra esa objetividad que preserva también la independencia y la libertad dentro del ámbito de estancia en la Casa Santa Marta de los Cardenales. Bene. Se permettete, io farei fare adesso un piccolo intervento al dottor Scelzo sul tema della visita alla Sistina, in modo tale che chi poi diciamo volesse andare perché è troppo lungo si senta libero. Sì, dunque, allora abbiamo due possibilità. C'è domani uno spazio piuttosto ristretto, diviso dalle 12 alle 13, e domenica a partire dalle 11 fino alle 19. Noi abbiamo pensato che domani può essere utilizzato dalla stampa scritta. Ovviamente faremo in modo che gli accreditati, tra l'altro indicati in maniera significativa, con un numero significativo dall'AIGAV, integrati da alcuni temporanei legati a questo evento, ovviamente. Domenica invece abbiamo la possibilità di far fare le visite ai fotografi, alle televisioni e anche in qualche caso web. Invece domani come redattori consideriamo anche le radio, per esempio. Allora, dopodomani le modalità noi ve le illustreremo, pubblicheremo a breve un comunicato nel nostro sito Media Accreditation, ovviamente in tutti i centri di accoglienza che abbiamo preparato, nel Media Center e ovviamente anche qui all'interno della sala stampa. Comunque essenzialmente posso dire che saranno domenica gruppi di 30 a intervalli di 20 minuti, il luogo dell'appuntamento sarà comunicato, ma sarà l'ingresso da Porta Sant'Anna. Vorrei pregarvi, non prenotate, perché noi partiamo dal concetto che la visita alla Sistina interessi a tutti e quindi, diciamo, nei limiti possibili cercheremo di accontentare tutti, ma se ciò non sarà possibile varranno i soliti criteri di precedenza che riguardano ovviamente l'accredito permanente, la rappresentanza continentale e altri elementi. Quindi non c'è bisogno di prenotare, le altre modalità le troverete appena possibile, certamente in giornata, e ovviamente anche in giornata sarà comunicato anche l'elenco dei redattori che domani dalle 12 all'una potranno fare la prima visita. Ovviamente l'appuntamento sarà circa un'ora prima perché c'è un tratto abbastanza da percorrere a piedi, poi i controlli, ma comunque vi darà. Domani non c'è bisogno di prenotare, solo l'AIGAV ci darà l'elenco degli accrediti permanenti in maniera significativa, sarà il gruppo maggiore, integrato da alcuni temporanei. No, ripeto, non c'è bisogno di prenotarsi, perché partiamo dal concetto che interessa a tutti. Grazie. Puoi dire qualcosa? Punto di partenza? Porta Sant'Anna, ma queste non vorrei, diciamo, queste modalità e altre ancora saranno comunicate appena nel pomeriggio in un comunicato a parte che abbiamo già preparato, quindi per non tenervi qui a spiegare tutti i dettagli della visita, ma ovviamente li avrete tutti. I'll explain this in English since many questions have come about the same thing in English. Regarding the visits to the Sistine Chapel, there are going to be two opportunities.
one tomorrow, Saturday, from 12 until 1 o'clock, one on Sunday from 11 o'clock until 7 o'clock in the evening. Let me explain who is part of those groups. Tomorrow we will favor especially those radio and print media. On Sunday it will be open to still photographers, television, and some web presence. Later on today, information will be provided on the media accreditation section of the website. One does not have to sign up for those trips, those visits to the Sistine Chapel. The information will be provided of where one should come, Porta Sant'Anna, and the details will be given. In terms of access, how do we get in? We're going to follow certain procedures for those who are permanently accredited, temporary accreditations, and then we'll also consider continental representation from which parts of the world. We're going to try to accommodate everyone's desire. We ask you to be patient and follow the instructions. Così? Bene. Su questo tema direi chi ha ancora spiegazioni da chiedere le chieda specificamente a Scelzo e all'ufficio accrediti, se no qui continuiamo troppo a lungo. Chi c'erano altre domande? Marina Ricci di Mediaset. Senta, volevo chiedere una precisazione sugli interventi di questi giorni. Si è trattato tutti interventi diversi oppure qualche cardinale ha parlato più volte? E l'altra domanda era questa, dato che ci avete fatto vedere queste belle immagini del confessionale a Santa Marta. Ci sono confessori a disposizione dei cardinali? Sì, e per la prima domanda credevo di avere già risposto. Io non ho tenuto un conto esatto se qualcuno ha parlato due volte o quanti hanno parlato due volte. La immensa maggioranza ha parlato una volta sola. Se uno, due, tre hanno parlato due volte, io non me lo sono annotato specificamente, ma l'ordine di grandezza dei 100 interventi è di 100 persone diverse che sono intervenute. Sulla seconda domanda dei confessionali, sì, è previsto che nell'ambito del conclave ci siano a disposizione dei confessori. Quindi nel personale aggiuntivo rispetto, uno può anche confessarsi da un cardinale che evidentemente è sacerdote e può assolvere, però se uno vuole confessarsi invece da qualcuno che non è un altro degli elettori, può farlo e sono indicati, saranno indicati tra le personali che entrano e che fanno anche loro il giuramento, ci sono alcuni che sono a disposizione per le confessioni. Questo evidentemente pensando anche che il conclave può durare più a lungo, ecco, però se per due o tre giorni non è necessario. Comunque, sì, c'è prevista la possibilità di confessarsi durante il conclave. C'è la traduzione o posso fare la domanda? Maybe. I'll translate that. So how many of the 100 or so cardinals that spoke, as we mentioned earlier, most of them spoke once. There are a couple that spoke twice. But Father couldn't keep track of that. So anyway, it's 100, and most of them spoke for the first time. You saw the image of the confessional. There's a provision for confessors during the conclave. They are part of the personnel under oath that are part of that. The cardinals can certainly go to one another for confession, or they're free to go to a priest for confession. Sì, está previsto que haya unos confesores a disposición de los cardenales electores. Evidentemente, los cardenales son sacerdotes y son obispos, se pueden confesar con cualquiera de ellos que lo desee. Marco Politi, Il Fatto Quotidiano. In inglese e in spagnolo ho sentito prima che la collegialità è stata reiteratamente toccata nelle congregazioni generali. Vuol dire che ogni giorno si è parlato di collegialità fra i temi, più o meno? Perché sono 6-7 assemblee che sono state sì, fatte. Sì, ma mi hai chiesto, non ho tenuto una statistica su ogni singolo tema, siccome nei giorni scorsi abbiamo detto Santa Sede, Dicasteri, rapporti con gli episcopati, ecco, alcuni di questi temi riguardavano evidentemente anche la collegialità. Quindi dirti quanti interventi sono stati specificamente sulla collegialità non sono in grado di dirtelo, però è un tema di cui direi ovviamente si è parlato su 100 interventi che parlano dei problemi della Chiesa e del governo della Chiesa nel mondo di oggi, è normale che sia un tema che ritorni e in questo senso l'ho indicato stamattina per aggiungere un elemento
alla gamma dei temi, sì, ma se ne era parlato alcune volte anche nei giorni scorsi, stamattina se ne è stato, non mi ricordo quanti, qualcuno che ne ha parlato, allora ho detto bene, possiamo indicare questo come uno dei temi che riguardano il governo della Chiesa, certamente. Father Lombardi, you said that more than 100 cardinals have spoken during this week. What are the top 3 or 4 items that are concerning them most? For example, the new evangelization or the reform of the Roman Curia. Can you give us an indication, without breaking your seal, of the areas that the cardinals are speaking about most frequently? No, credo di avervi già detto quello che avevo da dire in questi giorni e quindi non ho da aggiungere ulteriori particolari specificazioni. In terms of the question, we've said everything. We've given you the principal themes. We did not rank them. That's not our purpose. Direttore, Giacomo Galeazzi, La Stampa. Due piccole cose. Se tra le relazioni ci sono anche, che sono state tenute, ci sono anche quelle dei 3 cardinali inquirenti di Vatilix, in particolare se c'è stato un intervento oggi di uno dei 3 o anche degli altri. E poi se ha notizie, se ci può dire qualcosa sul Papa Emerito, se come sta, se ci sono notizie su Benedetto. Dunque, no, sul primo tema io non ho dato indicazioni sugli interventi a parte i 3 cardinali economici come applicazione della legge e quindi non intervengo. Tra l'altro si può parlare di tante cose, di tanti argomenti. Per quanto riguarda il secondo tema, no, non ho delle ulteriori informazioni, confesso che non le ho cercate in questi ultimissimi giorni, credo che continui la sua vita di preghiera, di raccoglimento, certamente è molto presente spiritualmente a quello che avviene. Faccio presente, no, questo può essere ovvio, a proposito anche delle domande che ponete sugli interventi. Bisogna insistere che le congregazioni non sono tutto quello che avviene in questo periodo. I cardinali hanno naturalmente e doverosamente anche tutta la dimensione dei colloqui fra di loro con cui cercare le informazioni di cui hanno bisogno, e tanto più per quanto può riguardare anche una riflessione su candidati adatti al compito del pontificato. Questo avviene tramite i colloqui personali e la riflessione personale e non attraverso gli interventi in assemblea, che servono invece piuttosto, se si vuole, per individuare un profilo, per individuare delle tematiche a cui il candidato, a cui il nuovo pontefice deve pensare e per cui quindi deve essere adatto. Ma naturalmente non si parla di questo nelle assemblee con nomi o altro. E questa è una parte molto importante, ovviamente, della riflessione dei cardinali. Quindi tenete conto che le congregazioni sono una dimensione del cammino di questi giorni, ma non l'unica, evidentemente. E questo anche per quanto riguarda informazioni specifiche che un cardinale desideri su un determinato tema, fa più in fretta a chiedere al cardinale che ritiene competente o informato su un tema, piuttosto che aspettare il 150° intervento, che forse arriva, forse no. Ecco, quindi il dialogo e la ricerca, diciamo così, delle informazioni specifiche nel dialogo è parte fondamentale di un processo di questo genere in questi giorni. Keep in mind that the congregation meetings are one part of the whole process over this past week. There's also the second part of the process of the fraternal meetings and gatherings and conversations and meals and other opportunities to get to know one another, to follow up on a particular area that was raised in the congregation meetings, to continue that discovery of the qualities and the profile necessary for the person who would be elected pope. So while the congregations are important, there's the other dimension as well.
Sí, en el itinerario que supone las congregaciones generales como precónclave, hay unos temas generales que es los que, de los que ha podido referirse el padre Lombardi, pero no agotan pues, el intercambio de pareceres y de diálogo que los cardenales llevan entre ellos en ese intercambio de opiniones y, evidentemente, entra sobre posibles candidatos, digamos, o el perfil más concreto ya de la figura del nuevo romano pontífice. Este tiempo es especialmente está previsto para estos encuentros personales de diálogo y si hay algunos temas de interés para algún cardenal más específicos, pues hay allí algún responsable en concreto al que puede dirigirse. Grazie. In grado panorama, due domande. La prima, ho cercato di appuntare diciamo, con precisione i temi che lei ha detto in questi giorni. Mi sembra che non sia mai ricorso il tema della liturgia, in qualche modo diciamo se sono rimaste quindi degli interventi dei cardinali un po' da parte e le questioni diciamo di che può essere non so l'applicazione della Summorum Pontificum piuttosto che la traduzione della formula della consacrazione piuttosto che più in generale la questione diciamo delle Lefebvriane. Ecco, volevo avere conferma se questi sono rimasti diciamo dei temi un po' più diciamo accantonati o comunque non affrontati approfonditamente. La seconda domanda invece riguardava una conferma rispetto al precedente conclave, se non ricordo male, cioè se Ratzinger una volta eletto non andò ad occupare la suite papale ma rimase nella stanza che gli era stata assegnata per sorteggio, volevo se mi confermava questo. Dunque, sulla prima domanda, ovviamente è un elenco molto sommario quello che ho fatto, quindi non va considerato insomma, esclusivo o diciamo con una valutazione attenta di no, ho cercato di parlare nei giorni scorsi di grandi aree, ecco, si poteva benissimo parlare anche della liturgia e del culto in questi giorni e ci sono certamente stati anche interventi che si riferivano a questo, su 100 interventi certamente può essere stato toccato anche questo tema, quindi non diciamo da queste indicazioni non è giusto fare una graduatoria negativa dicendo di questo quindi non si è parlato, non è esatto. E sulla seconda domanda, ma ecco, io ricordo che era tornato a Santa Marta, sì, sai, l'elezione avviene tardi, avviene almeno l'anno scorso, nel passato conclave era avvenuta alla sera, quindi diciamo eravamo nel pomeriggio avanzato e il nuovo Papa è tornato a cenare a Santa Marta con gli altri cardinali e quindi probabilmente non ha organizzato un trasferimento rapido di stanza solo perché sarà tornato a dormire nella stessa stanza quella sera e poi si sarà trasferito con calma nella suite che certamente è più proporzionata agli impegni che il Papa deve avere, dovrà incontrare delle persone, dovrà avere un segretario che lo aiuta a fare certe cose, quindi la stanza normale dei cardinali, anche se non è piccola, però non è certamente adeguata a una permanenza di alcune settimane del Papa. Ecco. Quindi ritengo che se è rimasto per la prima sera in quella di prima, però poi si sia trasferito in quella più ampia. Father Lombardi gave general outlines of the discussions that took place in the congregation meetings. The question came up whether or not the aspect or area of liturgy was raised, and all of the components of liturgy, including the translation of the missal, the words of consecration, motu proprio, I think you said, and also the extraordinary form. Father Lombardi gave the grande ligne, as we say. It could very well be that those topics came up in different areas, but it all we said were the major areas that were discussed. Bene. Allora, Tricia Thomas, Associated Press Television. I have two questions, one technical and then one also on the themes.
The first is we've heard that the chimney will be put on the roof of the Sistine Chapel tomorrow, and we'd like to film it. So if you could confirm that that will happen. The second question is, first, I thank you for your warm greetings for International Women's Day. Do you know if the cardinals have spoken about the role of women in the church either today or any other days during the General Congregations? Sì. Sulla prima domanda, questa mattina ero alla Congregazione Generale, poi sono venuto qui, quindi non ho potuto nel frattempo chiedere informazioni sul cammino. Cercheremo di saperlo con un poco di anticipo, perché sappiamo che interesse ha e che importanza ha per le televisioni. Sul secondo tema, ma io all'inizio di questa congregazione ho detto, oggi è il giorno della donna, anche nella congregazione si è parlato del ruolo della donna nella Chiesa. Più di questo non ho da dire. We don't have exact information when the chimney will be put on the roof of the Sistine Chapel tomorrow. Father just got back in 5 minutes before we came here today. We'll provide that information. And as we began today's session, the role of women and the Day of Women was also mentioned and discussed this morning at the First Congregation. Sì, il Padre Lombardi también ha dicho que en la congregación de esta mañana, en el Día Internacional de la Mujer, los cardenales también han hablado del papel y de la importancia del papel de la mujer en la Iglesia. Angela Ambrogetti Corazim, due piccole domande. Qualcuno per caso dei cardinali ha chiesto un'udienza, un incontro con Benedetto XVI? Per caso è uscita questa necessità? No. E poi, vabbè, così. Diciamo, grazie. E poi il predicatore della prima, il prossimo predicatore, si sa qualcosa? Grazie. Sì, il prossimo predicatore, se ho capito, è il cardinale Prosper Grech, all'inizio del conclave. E quello è un cardinale grande esperto sui padri della Chiesa e maltese. Diciamo maltese, diciamo non elettore. Regarding the cardinals, any cardinal asking for an audience with the Pope Emeritus, Pope Benedict? No. Secondly, the preacher for the second meditation, which is required in the Apostolic Constitution, will be the Cardinal Emeritus Prosper Grech from Malta, who's an expert in the Fathers of the Church. Father James, Angelo diceva che il cammino potrebbe essere anche già oggi, però vediamo. Vabbè. The chimney could be raised today on the Sistine Chapel. The construction is already underway. Scusate. Father James Mulford, Zenit News Agency. Padre Lombardi, su il resto del Vaticano ci sta arrivando in diverse lingue tante domande dei nostri lettori e domandano, si sta lavorando su Sistina, i cardinali, ma tutto il resto del Vaticano hanno chiuso patente presso le ferie, cosa sta succedendo in tutti gli uffici? Si potrebbe magari fare qualche descrizione? Ecco. Ma la Costituzione prevede che tutto il lavoro ordinario proceda normalmente, rimangono in carica i responsabili del servizio ordinario, i segretari delle congregazioni, il sostituto della segreteria di Stato e così via. Quindi io conosco la sala stampa e la Radio Vaticana, so che stiamo lavorando molto, conosco e credo che gli altri uffici facciano tutti i loro diversi compiti. Se hanno compiti specifici in questo periodo avranno molto da fare, per gli altri manderanno avanti la ordinaria amministrazione. Sì, non è stato chiuso, non c'è vacanza, non c'è diciamo ferie o altro. The Vatican continues operating during this whole period. People have not gone on vacation. We certainly have here. I'm not on vacation. Life continues. The secretaries of the congregations are in function. The substitute secretary of state is in charge of the operation, and it's functioning as normal. Sí, la pregunta es cómo afecta este tiempo de sede vacante al resto de los organismos de la Santa Sede. La Santa Sede está vacante, pero no está parada. Es decir, continúan trabajando bajo la responsabilidad de los secretarios de los distintos dicasterios y la Secretaría de Estado bajo la responsabilidad del sustituto de la Secretaría de Estado. Y por lo que se refiere a la Sala Estampa o a Radio Vaticano, de la inmediata responsabilidad del Padre Lombardi, pues
ya se ve que está trabajando bastante estos días. Servicio de ustedes, en definitiva. Mi permetto di aggiungere una piccola osservazione che mi è stata chiesta dai colleghi della radio, cioè far notare la loro disponibilità soprattutto per le informazioni sul conclave, la sede vacante, eccetera, nelle altre lingue. Cioè noi abbiamo 40 lingue alla Radio Vaticana, abbiamo lo swahili, abbiamo il bulgaro, il romeno, il ceco, l'hindi, il tamil e così via. Se ci sono giornalisti che hanno bisogno, per cui può essere utile una informazione in queste lingue, io ho detto alle nostre sezioni di aiutare più che possono per i giornalisti che arrivano e che possono desiderare una informazione in quelle lingue. Vatican Radio is operating in 40 languages, 40. If any journalists that are here or in the media center have questions or would like more information, you can certainly consult Vatican Radio and they'd be very happy to help you with information. El padre Lombardi ofrece la posibilidad, ya que Radio Vaticano retransmite en 40 lenguas, que si algún compañero, algún colega, algún periodista tiene necesidad en alguna lengua específica de información más detallada sobre el cónclave o sobre diversas cuestiones referidas a él, que está a su disposición el personal de Radio Vaticano. Bene. Padre Lombardi qui. Ci puoi dire quanto è possibile sui motivi di sicurezza, misure di sicurezza, scusi, intorno a Santa Marta e anche alla Cappella Sistina? Cioè i cardinali quando entrano ci saranno metal detector, saranno perquisiti, possono, ho sentito qualche posto che devono cambiare stanze ogni due giorni, ogni giorno, qualcosa del genere. I jamming devices, quei telefoni che abbiamo visto lì sul filmato, immagino che non rimangano lì o almeno non saranno più attivi, almeno per l'esterno. Tutte queste cose qua che possono interessare sia Santa Marta sia la Cappella Sistina, anche se loro possono passeggiare nei giardini, devono essere scortati dai gendarmi, dai svizzeri, qualcosa del genere. Sì. Io non sono incaricato di questa cosa specificamente, quindi posso dare risposte solo molto sommarie. L'articolo che parlava della perquisizione dei singoli cardinali non è fondato, quindi non vengono perquisiti o esaminati personalmente i singoli cardinali. Perché questo è comparso questa mattina in un giornale. E non so se facevi riferimento anche a questo, no. E comunque no, non vengono perquisiti i cardinali mentre si spostano, mentre vanno da una parte all'altra. E, diciamo, credo che il personale che partecipa al conclave certamente passa attraverso, penso, un metal detector per controllo. Per quanto riguarda le forme di protezione, mi pare che siano quelle di schermatura elettronica per non comunicazione elettronica tra un ambiente e l'altro, ecco, che sono state anche usate anche in questi giorni alla sala del sinodo, ecco, che per questo con effetto elettronico, ecco, ma forse non di altro genere. Per quanto riguarda l'itinerario, ma le due aree principali che sono limitate all'accesso degli altri sono l'area della Sistina e intorni, che è ben delimitata. Adesso io non te so descrivere esattamente tutto il confine, però ieri avete visto per esempio l'oscuramento della vetrata verso lo scalone che scende dalla sala regia, quello evidentemente è un confine del conclave, e l'itinerario, ecco, lungo l'itinerario dello spostamento da Santa Marta alla Sistina, mi pare che il nuovo motu proprio parla esattamente di questo in un numero, in un modo molto semplice, tenendo conto del fatto che diversi cardinali volevano andare a piedi invece di essere dentro la navetta, credo, per prendere un po' d'aria. E allora si dice di essere attenti a
tutelare, proteggere anche questa zona dell'itinerario in modo tale che non ci sia il rischio di qualche, diciamo, incontro non previsto. Ecco, non mi ricordo esattamente quale numero sia, ma mi pareva che ci fosse un numero che parlava anche dello spostamento. Ecco, siamo al numero 43 del nuovo motu proprio. In particolare si dovrà provvedere che i cardinali elettori non siano avvicinati durante il percorso dalla Domus Sante Marte al Palazzo Apostolico Vaticano. Ecco, questo è stato inserito proprio per dare la possibilità di andare a piedi invece che nella navetta, che dava di per sé già una protezione, ma che naturalmente era un po' più costrittiva. Ecco. Ah, a Santa Marta, certo che rimangono nella stessa stanza, che viene sorteggiata pubblicamente nel corso della congregazione e viene assegnata, no? Non c'è nessuno spostamento di stanza in stanza, di giorno in giorno, per quanto riguarda quegli apparati, ma ritengo che se rimangono sono gli apparati anche interfono, cioè devono poter chiamare, se uno sta poco bene deve poter chiamare il medico, ecco, quindi non credo che venga eliminata ogni possibilità di comunicazione interna, sarebbe un po' pericoloso, ecco. The articles in the newspaper that say that the cardinals will be searched all along the way is false. The area that's protected to preserve that sense of confidentiality and secrecy is from Santa Marta, the path behind the basilica over to the Sistine Chapel. There's an article here in the Apostolic Constitution which says nobody should really approach the cardinals during that time. That was probably put in to allow cardinals who wish to walk over to the Sistine Chapel rather than taking the minibus over. Sí, lo que el padre Lombardi ha reiterado es la salvaguarda de, digamos, de la reserva y del libre tránsito protegido absolutamente de toda injerencia exterior y de toda transmisión externa que altere el sigilo de los cardenales, en tanto en la Santa Marta como en la Capilla Sistina, como en el itinerario de traslado. Incluso ha citado el apartado o lo que cita el motu proprio, que habla de modo particular se deberá cuidar también con la ayuda de los prelados clérigos de cámara, que nadie se acerque a los cardenales electores durante el traslado desde la Domus Santa Marta al Palacio Apostólico Vaticano. Y también, ciertamente, hay una comunicación interna, también por la propia seguridad, incluso física, de que si alguien se pone enfermo, alguien pueda avisar. O sea, esto no se impide. Bien. Cerchiamo di avvicinarci alla conclusione. Vedo ancora quattro. Grazie padre, se posso due rapide domande. A proposito di Santa Marta, i cardinali non possono scegliere le loro stanze, ma quando pranzano insieme, quando cenano insieme, possono scegliere i loro posti o sono segnati anche per un motivo di protocollo? No. E l'altra domanda è, e lo so che della liturgia ancora dobbiamo aspettare, però normalmente concelebrerebbero? E sarebbe una concelebrazione o sarebbe una... Grazie. Bene. Allora sì, penso che a tavola possano sedersi come credono, che non vengano sorteggiati. Invece in Sistina no, non si possono sedere come credono, devono sedersi secondo l'ordine di precedenza che è preciso e stabilito. Per quanto riguarda la liturgia, io volevo mettere a punto con Monsignor Marini il programma. Da quello che Monsignor Marini mi aveva accennato giorni fa, penso che facciano una concelebrazione alla mattina, ma non a Santa Marta ma alla Paolina, credo. Per questo l'altra volta mi pare che la facevano a Santa Marta. E adesso la Paolina, c'erano lavori in corso, adesso che la Paolina è libera probabilmente la faranno là. Questo ve lo voglio dire però quando arrivo a dire con più precisione, anche quando faranno i vespri, insomma un ordine della giornata. C'era altro ancora? No. Even though the cardinals are assigned rooms drawn by lots, they are free to sit wherever they wish in the dining room. They're not assigned places, nor do we draw lots for those places.
The second point regarding the liturgies, there will be a concelebration provided in the mornings. In the past, it was at Santa Marta because there was construction in the Pauline Chapel. This time, it's most likely going to be in the Pauline Chapel, and Monsignor Marini has to provide the details on that. Una breve domanda, Barbara Ladinza, Radio TV Austriaca. Quindi l'idea dell'isolamento totale durante i giorni del conclave vuol dire che non sapranno nulla cosa accade fuori dal loro circuito, anche se c'è qualche strage o muore un parente, niente, fino al momento che hanno eletto un papa. Ma nella Costituzione mi sembra che ci sia scritto che non ricevano informazioni, non ricevano stampa né né ascoltino trasmissioni radio televisive durante il tempo del conclave, quindi non ricevano informazioni dall'esterno. Se ci fossero informazioni molto gravi di particolare urgenza per una persona, non lo so, per la che riguarda la diocesi di cui uno è vescovo, saprà il sostituto se deve farglielo sapere, insomma, ecco, quindi non è che si saprà regolarsi, ma la norma comune è che non ricevano informazione dall'esterno durante con i comuni media durante il tempo del conclave. Allora. Josephine McKenna, Channel 7 Australia. Just a quick question. If we and when we get our announcement tonight, is there going to be a briefing or not, just the announcement? Non penso di fare un briefing. Credo che sia più che sufficiente, perché probabilmente non c'è poi null'altro da dire se non di dire l'inizio è il giorno lunedì, oppure l'inizio è martedì, oppure l'inizio è mercoledì. E poi ulteriori programmi vengono detti successivamente con più precisione. Si sarà detto qual è l'orario della missa proeligendo, l'orario dell'ingresso in conclave e così via. Ecco, per stasera credo che dovete aspettarvi solo la comunicazione del giorno, e questo penso che sia sufficiente per stasera alle 7. Scusa, sì, penso di fare il briefing. Penso che ci sia domani la congregazione, alla fine della congregazione ritorniamo qui e possiamo probabilmente darvi anche ulteriori dettagli. C'era ancora Nicola. Un'ultima. Credo che lei ha detto che ci vorrebbe qualche lavori nell'appartamento papale, nella Palazzo Apostolico. Ci può dire cosa ci vuole? È vero che non possono essere cominciate in questo periodo, devono aspettare che ci sia un nuovo Papa, perché l'appartamento è chiuso? Dunque, su che cosa devono fare? Io dirti come stiano i tubi dell'acqua o i fili della luce dell'appartamento non lo so, ma generalmente si tratta di questo, cioè di lavori di manutenzione che vengono fatti quando c'è uno spazio di tempo adatto, per non doverli poi rifare magari fra qualche mese, quando il Papa c'è entrato. Quindi la volta scorsa ricordo bene che c'era stato un periodo piuttosto lungo, perché durante un lunghissimo pontificato i lavori di manutenzione ordinaria dell'appartamento erano stati rimandati, ecco, quindi c'era veramente da aggiustare molto proprio il funzionamento del idraulico, non so, cose di questo genere qui. Non è che si tratti di chissà quali altri lavori da fare in particolare. E quindi e questo penso sì che venga cominciato una volta che ci sia fatta l'elezione del nuovo Papa e abbia potuto prendere possesso, magari appunto aprire i sigilli e quindi dare il via a questo, anche questo breve lavoro di adattamento. Ma non sono lavori particolari, sono lavori di manutenzione che ordinariamente si fanno in un alloggio quando uno cambia l'inquilino. Grazie. Grazie. Grazie mille, allora a domani.